Le sembra poco. Allora, abbiamo acquisto la difesa Douglas. Proviamo a far partire Commander per un minuto. Douglas che ci sta odiando come Dragovic, perché ricordiamo che giocavano allegramente a Barcellona e quindi li abbiamo portati via. E li abbiamo portati a campi. Ah, però non chiuse Mauri, è vero. Dai. Infatti io proverei proprio lui. Sabbione oggi. Vediamo già che è giù di morale e partirà dalla panchina. Dovrebbe essere su di morale dopo serata, ma ripeto. Allora, c'è un po' di down, cioè. Mi ha abbracciato un po' il gomito. E vediamo con la Ternana cosa ne viene fuori. Sfida per la prima volta. Ternana Carpi sotto la pioggia. Bacobo. Ah cavolo, non abbiamo cambiato una serie di nomi. Subito Bacobo. Vabbè, non fa niente, almeno. Per i Brignoli. Almeno che a casa vedo i giocatori di bene. E guarda. Tanto se prendiamo la Ternana c'è Bogino. Grazie. Se ne subito c'eravo. C'eravo. Qui il difensore ha delle responsabilità, Stefano. Tre molte. Vitale, un altro grande fenomeno. Lui si legge, Pinotto. Il pallone dice che è quello dell'altro giorno. La cagata dell'altro mondo. Non vuole che mi sta medicando. E Gabriel esce. C'è stato quei problemi. L'anno prossimo. Personalmente vorrei. Se non Coman. Se non Kingsley. Kingsley. In Coman. Attenzione. Si deve tutti. La parata di. Di Brignoli. Cazzo, a Brignoli. Il Carpi. Il Farah. Tre punti oggi dopo il pareggio nel match precedente. Con Dragovic. E l'hai fatto con me? Non che vado troppo, praticamente ieri abbiamo fatto la partita tra le squadre classiche, abbiamo visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Se la spazzerà fuori. Ok. Letizia. Letizia, il terzino che ti inizia. Ecco, quello era rigore. Grande come una casa. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Scusami, quanti minuti ci sono? Quanti minuti alla partita? Non è che arriviamo a 10? Sì. Attenzione, Di Caprio prova a tirare. Di Piero! Io devo fare la solitazione alla roba. Ma tu di Tottenham, hai visto che cazzo ha preso il Paris Saint-Germain? Di Maria? No, uno da Tottenham, ha preso. Aspetta. Uno che giocava nel Tottenham l'anno scorso. Non mi ricordo che cazzo si chiama. Non dico dopo. Ha pagato 40 milioni tipo. E chi cazzo è? Non lo so, non sapevo neanche chi fosse quando l'ho sentito. Bravo a intercettare questo pallone. Però sta difesa secondo me. Guardate che ci sono Romagnoli sta leggendo. Poi Fontanini arriva in forza. Il problema è che non so quanto ci chiedono per Romagnoli l'anno prossimo. Però Romagnoli è nostro. Con Dragovic. Prova la botta. Pesca puttana! Intanto così. Però c'è. Capito, prima classifica. Cazzo, prima classifica. Dietro credo c'è lo Spezia, se non mi sbaglio. Sì, una classifica di Serie B un pochino inventata. Attenzione vecchio. Sennò vecchio che devo dire che è molto veloce. Allora, questa è la pioggia che non aiuta. Vado pausa, ok. Inizia. Non si ci rimane così. Inizia! E porca di quella puttana mi ha rotto il cazzo Brignoli. Brignoli sta bloccando ogni conclusione che gli passa tra le mani. Attenzione a Togino. Canico Viola. Giunto di Douglas. Minchia. Talmente veloce che si dimentica la palla, ecco. Brignoli che va a scorbiciare col difensore. Si chiude la Ternana, attenzione ancora Coman. Vediamo che
c'è in mezzo il cross, c'è il proprio difensore, finisce il primo tempo, scusa un attimo, 0-0 alla fine, il calcio d'inizio del secondo tempo, tornati come prima, se lo fa vedere normale. Cosa c'è, Maui? Era un tiro, figurati, ti lancio la Pierre Lubriaco, non so. No, viene ucciso a Chiamazzi. Perché ricordiamo, oltre alla serie B fa questo genere di cose e costa le caviglie. Attenzione a Sabbione! 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 La devi smettere di fare il bucheo con Sabbione! La devi smettere, tu gli chiedi? Ti ho detto, Sabbione è solo col bene. Sì, ma se siamo 0-0 no! Ti avviso. Qual è? Qual è se non ti vuoi? Cosa hai fatto di andare? Che di andare a fanculo non se ne parla. Che di andare a fa attenzione. Ecco qua appunto. E Romagnoli a spallate. A Dragovic. Dicavo, chiama lo schema. E inizia. Porca lì là. Insomma, Pastrini, non giocava neanche a dire Pastrini. Finisce 0-0 per andare a Carpi, tu di sto cazzo di piena, che l'altro è un ragazzi. Noi la pioggia, non vediamo la corda, va bene. Se ti ricorda appunto uno della Velin, della ragazza. Ha fatto Perugia. Dai, che ce ne va a fare contro il Livorno. Proviamo anche il Livorno, ma è manifestata. Col presentissimo, con il presentissimo contatto di cavolo bene proponibile. Cazzo, fammi mettere una cosa di Osè Mauri, ma non gioca solo da centrale. Sabbione in questo momento sta trattando un momento difficile, quindi. E dai, facciamo un po'. Hai il presente di comanda per un momento già per me. Ma alla fine sì. Sto a sacrificare un po'. Forse hai capito, ha già preso due punti, Ci ha detto quell'altra volta quel ragazzo. No, 75 in un anno. Vediamo. Vabbè, ricordiamoci questa partita contro il Livorno, forse non piove. No, non piove. Però pronti. Dopo il pareggio fuori casa contro la Ternana, gli episodi li hanno condannati allo 0-0. Con Luci che si scambia mezza squadra. E c'è già un infortunato dopo un minuto di gioco, ragazzi. C'è ancora Letizia, il terzino che ti vizia. Cazzo, passa. Eccolo qua, Emiliano Vecchio. Vecchio. Quello che c'è, invece si fa strada. Tiro! Subito una parata. Zia Emerson, che non ti vede la sua aria, dalla sua porta. Cosa che facevo molto spesso, non abbiamo intanto. Azione giusta, dal mio punto di vista. Fallo veramente brutto. Che cazzo stai a Non ho capito. Forse ci ha pareggiato mentre stavamo tirando. Ah, no. Un fallo che ha fatto Vecchio all'inizio dell'azione. Sì, e ci aveva anche ammonito questa cagata. Attenzione, avvantaggiato Belingheri. Cosa? Prima che ritorna in difesa. L'ignoranza ci punisce, ma a me non mi ricordo. Il tocco corto più comodo. Sta salendo Caceres. Se non era il tocco. Caceres, io. Guarda, arriva Vecchio di rimbalzo! E c'è una zona di Carpi! C'è sempre Vecchio, quando non riusciamo a sbloccare il risultato, ci prende sempre Vecchio! E questo non sbaglia il capitano. Ah, no, quello era Romagnoli. Beh, vorrei capire come ha segnato perché sembrava un big boot. Una craccata di Pierre, esatto. E vediamo. Si viene a fare, prova il tiro. No, di ginocchio. Sesto compra Emiliano Vecchio questa stagione. Mica me. Ed ecco dunque arrivato il primo. Il ragazzo si sta facendo notare. Ma com'è? Sei ancora Vecchio. Sempre Vecchio, ancora Vecchio. Attenzione, ancora. Non riesce a spendere giusto in testa. Credo ci sia fallo per sì, per lui. Punizione dunque, è stato fortunato per non beccarsi un altro giallo. Cioè, direi proprio che gli è andata bene. Cioè, Vecchio. Vecchio, ancora Vecchio. Qui c'è la rigore, c'è anche il 3-0. Mamma. Di cattiveria, ragazzi. Ma Emiliano Vecchio fuori presi, ragazzi. Questo si porta il pallone a casa, te lo dico io. Andiamo al 26esimo, quindi non vorrei. Tanta roba. Cattiveria pura, ragazzi. Troppo passivo l'atteggiamento della
2-0. Vediamo Vecchio che imprime su manico indebile sulla partita. Ancora Vecchio! Cazzo! Dopo facciamo salire in fretta nel pullman, perché questo è l'antidoping, cioè il pullman. Questo è l'antidoping, mi trovano di tutto. Viene anche ucciso, credo si sia fatto discretamente male. Ma Vecchio fa il cazzo di cambio ogni volta. Vecchio va preservato. Niente triplet. Ma entra anche Simon ogni tanto, dai. Ma non è. Usiamo il trequartista ed entra Sabbione. Che lo dico, ci sta. Ancora Danilo Caceres. Mi vedi che spazio, tanto per cambiare. E quanto che non c'è il Bocas? Ma il Bocas c'è un altro. Cioè, c'è tutto il campionato argentino, ma che cazzo? Allora volevo vedere quanto costava quello da... doveva prendere la Juve. No, non l'ha preso, ma dalla Juve, eh. Tutta la sua rabbia per la Juve. Parli, quello è vero, per cortesia. Il Tiriano, ben Piero. Il Gordia, però non l'ha preso. No, ma non mi sto dicendo quell'altro che adesso lo vuole in mezzo all'Europa, perché ha fatto un po' di Ramone. Ah, che ieri, sì. Vabbè, quello è appena... c'è un bel quanto. Prova, tiro pure. Ma che cosa vuole? Alla fine è abbastanza prudente, eh. Non c'è più l'uomo più veloce del mondo, però. I suoi movimenti ce li ha, eh. Conta che 67-18 anni. Può ancora crescere, ragazzi, ma... sì. Palla finisce fuori. Tutta la notizia. Ti cambio. Quello di Gallo in velocità come solo lui sa fare. C'è la prateria per attaccare. Gallo, grazie. Spazzano via il pallone. Stava passando in mezzo a due, facciamo notare, eh? No, no. Non ho mai messo in dubbio le capacità balistiche di Gallo. Sta provando col tacco. Sì, no, mi... Ricordo Gallo con le spalle di Gallo. Finisce. C'è un cambio in arrivo per la squadra ottica. La sono tutti i suoi amici di Gaudi. Credo sia il momento giusto questo. Mauri è ancora lui. Ci deve uscire. Ha questa un pass. Troppi pressioni su di lui. Perde palla. Lui ci sta rendendo il rigore. Sì. Però Mauri fa il artista, mi piace. Sì. Si prende anche il fallo se muovi, ma approfitto per fare i cambi. La linea era molto alta, abbastanza facile. Poi tocca soffrire, stiamo vincendo 2-0 alla fine, quindi... Comoda l'uscita del portiere. Bastiano amico, oggi non ci ha rotto i coglioni. Chiedo ai suoi compagni di salire, vuole andare con un più lunghissimo. Controllo il pallone. Se lo beve, può andare al cross. Sta salendo il compagno, arriva Molina dall'altra parte. Lasciando fuck off. Vabbè, deve essere dall'altro, deve essere dal fondo. Non c'è il mondo dell'altro. Non mi dispiace. Se si sia anche ritirato. Si è avvantaggiato ancora lui. Luci. È stato fermato dal difensore. Ancora Lollo. Lo sta scattando Bakugou. E Bakugou in sortita. Cazzo, questa è la rigore, eh. Cioè, un problema. Attenzione, non arriva Bakugou, ormai partita conclusa. Sempre pensato nel nostro... in questo primo posto, sì. Olè. Finisce qua 2-0. Intanto arrivano i rapporti dall'Argentina, vediamo i giocatori. Vittoriano Tagliaia. Bariano. Non ci credo. Raffaele Legallo. Legallo. Milton Casco, che solo quelli che ti chiami così ti voglio. E Casco, minchia. Ma non mi sembra variato del Catania questo. È Fabio, è molto più giovane. Che sta incazzato a me, vero? Come già? Cioè, un portiere che si chiama Nero Champagne lo voglio.
niente di allenamenti, possiamo partire a giudicare delle... Deve essere una parte di cartello. No. Ci becchiamo da essere il derby. Comunque, pronti per il derby, ricordiamoci che si vede solo con un quarto di testa. Ho detto, dicevo, ricordiamoci che cosa è successo nel primo derby. Non sai che cosa sono dimenticato. Che cosa è successo? Il gol alla Zidane di Sabione. Contro il Modena. Sì, era il derby. Ma è una Coppa. No, è il campionato. Ci hanno fatto 30 partite. Sì? Tanto si parte con Cáceres, Mbappé, Hugo. Il vecchio che parte dalla panchina per un due di centrocampo inedito, Osemori e Sabione. Siamo a questo derby. L'arbitro ha giudicato la pettinatura di Toto Cutugno. E attenzione anche la roccia. Che mi sembra che la roccia anche la parola. Seguito. Attenzione. Sabione stava per ripetersi, attenzione. Giocatori se andiamo solo nel derby io metterei capitano Sabione, è un'ipotesi ma la baglieremo per il prossimo anno. C'è Pablo Diablo Granoce e a Stefano Beltrame, cazzo di rigore questo, inizia in salita per... cartellino giallo, devono stare più attenti, se devo portare questo a punizione la batte il Diablo Granoce. Ma questa è... No, ha fatto una 2. L'arbitro forse dovrebbe controllare... Vola, è la parata di Gabriele. Ma di proprio via, sì, vabbè, se si muove, grazie. Insieme forse la prende. Sì che la prende. Vai la Miro. Insieme a José. José Mori. Supera la terza. Questo non ci arriva nessuno lì. Attenzione a Beltrame, e va dentro, comincia malissimo Modena Campi con il gol di Stefano Beltrame, che giustamente gioca nel Modena, in quanto scuola a Giuda. Il Modena che lottava appunto all'allenamento. Siamo Molina, lanciatissimo Molina. Questo credo! No! Cosa sta per fare il gioco? Da dimenticare! Se no se ne può andare! E tutto se no! I muretti a secco della difesa del Modena! C'era un calcio d'angolo dalla sinistra! Ho inquietanti ricordi di questo genere di azioni! Prova con la testa! E c'è il gol! Dragovic? No, Romagnoli! Fanno gli idioti con le mani e si pareggia. Ragazzi, Romagnoli cambia l'equilibrio della partita, riporta tutto in parità. E se si fa di questi, è ancora Osè Mauri. Intanto esplode il nome. Che cazzo! No, aspetta. Il trailer. Il dai e vai. No, fermi tutti. Gozzi. No, marcato stretto da Sabione. Non lo può aver fatto Gozzi. No, era Granoce forse. Ma perché sei argentino, però? Servito da Granoce? Cioè, qui siamo a livelli di... Ma che cazzo? Siamo ancora a casa adesso. E mo si è rotto un po' a cazzo. Arriva il sostegno di Gaudio. Chiamati. Attenzione, il numero acido di Gaudio che non porta niente di buono. Altro caso d'angolo, attenzione, potrebbe essere un'altra occasionissima. La mette via di testa. Ma scopo perché c'è la palla a Molina. Palla in area. Questo è il Molina. Ancora, cos'è noi? Cáceres. Ma è Bakou. Ma lo faccio fallo. Attenzione, Bakou. Attenzione, cazzo. Bakou, tiro. E c'è il gol ragazzi, il gol l'ha messo in imbattuto ragazzi. Ma cosa cazzo ha fatto? No, molto sforzo dei bei tempi. Ragazzi, il show su questo era guaiato per Roma ragazzi. Cioè, voglio rivederlo perché è da prendere. Cioè, proprio i numeri.
cioè è giusto che vediate. Allora, Cáceres lancia all'esterno Bacco, ok, se ne beve uno, due, si beve tre, uno, vabbè, bene così, non è che ci vuole molto, però. E poi, tutto solo davanti al portiere, non sbaglia, cioè, che attaccante come Gerard, undicesimo gol. Abbiamo avuto il Bacco, ma credo che sia di tutti quelli che ha fatto il più bello. Nelle prime 5 giornate non la buttava neanche a neanche sotto tortura, infatti. La sera da click, altro che Calaiuca, altro che Calaiuca poca noia. C'è Calaiuca con Canonia lì. Ancora la Sabione. No, parla di Sabione, però ci vuole per chiudere là. Arriva il finale. Non so cosa magari a sto giro. A sto giro salta. Andrea Kinsley, vediamo cosa potrà fare, cosa potrà aggiungere con a questa partita. Lasciamo le ubriacare un po' con me. Tutto pronto, comincia il secondo tempo. Il numero di Kinsley. Yes. Cose nuove. Il Roni c'ha il blitzing, non manca, ancora di esperienza. Tanto il botta anche con Romano, cerchi del centrocampo. Dai, fai con Bruno su Zemmauri che non riesce però completamente. Ora Beltrame. Sabione cosa cazzo ha fatto? Sabione. A parte fare una cosa di breakdance. Sabione la mira che strappa il pallone e poi ci cade come un idiota. No, ma non è tanto strappare il pallone, cioè. Ce li vediamo. Gran voce. Minchia, preziosissimo con la suola, veramente. Ci sta nascendo il campione in campo, ragazzi. Di testa. E non è male che Schiavone, non è un Jake Mira. Schiavone non è com'è. Tanto sembra che Amelia lo voglia all'Arsenal, e non è una battuta. Ti stai raccomando. Ho alzato solo, sul filo del fuori gioco, può tirare? E la sbaglia. E la sbaglia. E gli ha voluto tirargli dall'esterno. Cioè a me non può andare a notte in alza. Mi è appena andato a giocare. Oh, non ci sta l'anno scorso. Non ci sta. No, l'anno scorso è perché l'anno scorso è dentro di Lopez. Rubin. Perché l'Asia non vuole sempre il terzo portiere italiano da un ieri in tribuna? Credo si divertano così. Dopo Viviano. Anzi, mi sembra strano. Uscita di Gabriel intanto. Ancora se vuoi, intanto dobbiamo impostare i cambi. Invece se ne è Garritano. Ottimo l'intervento. Parte il cambio con Di Gabriel. Di Gabriel che cade a... Come? Come si gira? Risolve problemi, grande intervento. Ci ha provato come. I padroni di casa. Sabione si prende il fallo. Cambio dunque, è un 8 così sulla fiducia. Sì, lui parte sempre da 8. Non era 7. No, adesso è aumentato. Ah, ok. Gozzi. Tantissima apertura là, un mezzo di gol. Si era fedato. Fedato è bravino. Ne parlano tutti come grandissima promessa. È inutile che ne parlino bene, tanto si diventano tutti delle grandissime pippe. Non se ne scappa. Attenzione a Di Gabbio ancora. Il prossimo effetto. Non ci arriva nessuno. Fatto che questi giocatori gli lasciano morire lì per 10 anni. Che poi cosa quello che succede? Pallone. Sabione, c'è Sabione non sposta. Attenzione perché siamo solo 2-1 ed è finita, non male. Con un golasso di testa di Maglioni e poi la perla, la perla della serata di Tom e Jerry Bacco. Se non sbaglio adesso si cambia come. Ormai si prendono le distanze. Ok, andiamo avanti. E un paio è fatto finire. Altri 8 giocatori ci verranno sotto dimostrati all'Argentina. Non ho idea di chi sia sta squadra. Questo è un Crotone. Ma forse la non c'è. No, la prova c'è. Comunque.